La diagnosi di tumore alla prostata è inevitabilmente per il paziente e per il suo sistema familiare un evento traumatico che ha un impatto psicologico importante sia in termini di depressione che in termini di ansia e senso di impotenza. E quindi è assolutamente importante valutare anche in maniera strutturata, utilizzando gli strumenti che sono a disposizione, qual è il livello di disagio, di distress psicologico della persona per capire se questo può impattare in maniera significativa intanto sul processo decisionale in cui è necessario coinvolgere il paziente a fronte della possibilità di scegliere anche più strade terapeutiche, e poi per aiutarlo a gestire anche la malattia nel tempo, in modo che la persona possa mantenere la propria qualità di vita, una qualità di vita che non ha soltanto a che fare con gli aspetti funzionali e con il mantenimento degli aspetti funzionali, quindi la continenza, la potenza e quindi la possibilità anche di mantenere una soddisfacente vita intima e sessuale, ma a che fare anche proprio con il benessere psicologico in senso più ampio, con la sensazione di poter continuare anche a svolgere in maniera soddisfacente il proprio ruolo professionale, sociale, familiare. Quindi è importante che ci sia un pochino un ampliamento di quello che è il concetto di qualità di vita e che questo concetto più ampio di qualità di vita venga tenuto presente non soltanto nella fase iniziale di malattia, ma poi anche in tutto il percorso di cura. Accompagnare il paziente, fare un pezzo di strada insieme a lui, tenendo anche quello che è il suo passo, che significa, fuori di metafora, prendere in considerazione anche quelle che sono le sue priorità, i suoi bisogni e le sue richieste.